sono Virgilio Piatti, sono un agronomo e sono qui con Fondazione Minopio per darvi delle indicazioni utili per poter creare un orto in vaso o balcone. Innanzitutto per avere un orto in balcone occorre avere il sole, quindi bisogna avere la possibilità di posizionare i vasi, le cassette, le fioriere in condizioni di pieno sole, pieno soleggiamento o almeno un soleggiamento di almeno 5-6 ore per giorno. Tutte le piante dell'orto, bene o male, richiedono sole pieno. L'altra cosa importante è di trovare la giusta dimensione del vaso. Ci sono vasi, dimensioni che vanno da 30 cm a 1 metro, altezza da 25 a 50, e ovviamente queste diverse dimensioni sono in relazione alle diverse tipi di piante. Ci sono piante dell'orto come le insalate, le rucole, il basilico, prezzemolo, gravanelli, sono tutte piante che richiedono relativamente poco terreno, mentre altre piante come pomodori, melanzane, peperoni, zucchine e anche aromatiche come salve, rosmarini, lavande, invece che richiedono vasi di dimensioni molto più ampie. Questo è importante. Ripeto una cosa che dico sempre: quando si va a scegliere la cassetta per poi utilizzarla, occorre conoscere la portata del balcone, del terrazzo, altrimenti si rischiano poi di avere perdite della soletta portante. Come scelta, direi, inizialmente a inizio primavera bisogna trapiantare tutte le insalate, cicorie, lattughini, valerianelle, e poi spinaci, coste, prezzemolo, sedano. Per esempio qua abbiamo un sedano già pronto per il trapianto, un sedano bianco. Qui abbiamo una vaschetta di spinacio. Lo spinacio è una pianta che si può trapiantare anche questa nella prima primavera, non soffrono il freddo. Qui abbiamo un'altra tipo di insalata molto richiesta nella nostra zona, è il soncino valeriana, che è un'erba spontanea di cui si mangia il fogliame, molto dolce. E poi abbiamo svariate tipo di insalate verdi, rosse, colorate, che sono tutte piante da taglio. Queste trapiantate in vasi, fioriere tipo queste, in plastico terracotta, si possono trapiantare a distanza di almeno 10 cm l'una dall'altra e danno ottimi risultati, anche perché questo tipo di insalate possono essere tagliate 4-5 volte in una stagione, quindi ecco che io le posso consumare da marzo fin tutto aprile. Poi, andando avanti con la stagione, possiamo trapiantare piante più esigenti, per esempio le solanacee, il pomodoro. Questo è un pomodoro tondo, il peperone. Peperone, ne abbiamo una casistica immensa, da quelli piccanti, quelli grossi, gialli, a quelli piccoli, a baniera, eccetera. Sono tutte piante, la melanzana, sono tutte piante appunto che appartengono alla famiglia delle solanacee, che richiedono però delle temperature di impianto molto più elevate. Diciamo che queste piante nel nostro ambiente, nel nord Italia, si possono trapiantare non prima della fine di aprile, altrimenti si rischia il ritorno di freddo e queste piante subiscono un crollo vegetativo, cioè non crescono più, si arresta il loro sviluppo. Anche il basilico è una pianta che richiede temperature elevate, quindi magari possiamo acquistare una pianta in vasetto come questa e tenerla sul davanzale al balcone o anche all'interno già a marzo. Ma se volessimo trapiantarla in piena terra o comunque in una fioriera grande all'esterno, devo aspettare almeno la fine di aprile, altrimenti si potrebbe avere danni da freddo. Accanto alle classiche piante da ortaggi, da foglia o da bacca che abbiamo appena visto, possiamo utilizzare anche in balcone benissimo una serie di piante aromatico-officinali. Questo per esempio è il timo comune, che è una specie spontanea nei nostri ambienti che tutti conoscete per il suo delicato profumo della foglia, da utilizzare
per fare insalata, aromatizzare insalate o anche utilizzare nei sughi che accompagnano i nostri primi piatti. Un'altra pianta classica è il rosmarino. Qui però ho preso la varietà prostrata, che è appunto una varietà che tende ad avere un accrescimento prostrato, semi-orizzontale, strisciante, quindi va bene anche in vasi singoli e in primavera, durante il mese di marzo, fiorisce con questa cascata di fiori azzurri. Un'altra classica pianta da balcone è la salvia. Qui vi ho procurato la salvia officinalis maxifoglia, che è una varietà che ha le foglie giganti che si possono raccogliere, impanare e friggere in olio ed è un ottimo, si ottiene un'ottima frittura. Ecco, altre piante aromatiche, diciamo, importanti, abbiamo questa che è l'origano, che è un'altra pianta classica da utilizzare nei balconi di città e da utilizzare come pianta per aromatizzare insalate miste o anche condire condimenti, appunto. Se vogliamo stare su piante un po' più particolari, qui c'è una pianta di sedano di monte che praticamente assomiglia a un sedano comune, ma è una specie spontanea nelle nostre zone alpine, cresce nei prati umidi, nei prati un po' ombreggiati anche, ed ha lo stesso sapore del nostro sedano coltivato anche nell'orto. Ecco, poi è importante, una volta che abbiamo scelto le piante, dobbiamo anche preparare il vaso, il contenitore, e bisogna utilizzare un terriccio apposito che contenga torba e sabbia, cioè un terriccio piuttosto leggero che consenta lo sgrondo dell'acqua in eccesso, ma che dia nutrimento alle piante. In aggiunta al terriccio è consigliabile anche aggiungere un po' di concime organico per arricchire le piante, per arricchire il terreno che poi sarà destinato alle piante e quindi dare una concimazione nel lungo periodo. Poi ovviamente le bagnature sono anch'esse essenziali e andranno eseguite regolarmente, senza eccessi, senza eccedere, perché ricordo che l'acqua in eccesso è sempre più dannosa dell'acqua in difetto, cioè la pianta quando gli manca l'acqua abbassa le foglie in maniera visibile come questo basilico rosso, quando invece l'acqua è in eccesso porta marciumi radicali, la pianta collassa e muore senza poter intervenire in alcun modo. Quindi importante è la bagnatura. Non si possono dare delle indicazioni precise in quanto la bagnatura è in relazione al tipo di pianta in vaso, al tipo di vaso, alla dimensione del vaso, alla temperatura dell'esterno e alla fase fenologica della pianta. Se la pianta è in piena fioritura occorrerà dare più acqua, se la pianta non sta vegetando dovrà ridurre al minimo le innaffiature. Con questo io penso aver dato qualche indicazione di massima, vi do appuntamento alla prossima puntata con un altro argomento. Buongiorno a tutti.